sono nato a Ferragna e mia mamma, in tempo di guerra nel 41, e mia mamma ha sostituito mio papà a lavorare a Ferragna. Quindi quando io avevo 1 anno e mezzo, 2 anni, mia mamma stava camminando per Ferragna, l'ingegner Schiatti, che allora era il presidente, il direttore, era la Ferragna praticamente, la vede e gli dice: chi sei tu che non ti conosco? Perché lei era del Piemonte, era piemontese. Dice: sono la moglie di Occhetto. E cosa fai qua? E beh, tempo di guerra, eccetera. Cioè, vieni a lavorare. E l'ha assunta per strada. Per noi la Ferragna era la mamma, era la nonna, era tutto. Quindi già quando ero ragazzo, non dico quando facevo le medie, no, ma quando ho cominciato a fare gli industriali, ho cominciato a fare il chimico, gli ultimi 3 anni, i primi 2 anni erano tutti uguali, gli 3 anni da chimico, allora d'estate andavo già 2 mesi in laboratori a fare pratica e mi pagavano, mi ricordo che ci davano 30.000 lire al mese, che non era nemmeno poco per quei tempi là, parliamo del 58-59. E quindi già lavoravo d'estate, conoscevo le persone, eccetera. Mi sono diplomato nel luglio del 60, stavo venendo giù a piedi per andare alla stazione a prendere il treno per venire al mare, mi ferma il direttore del personale, il dottor Nicolini, mi dice: come è andata la scuola, Bruno? Cioè, mi conosceva. Andata bene, dottore. Quando è che ti presenti? Mi presenterò in ottobre, in novembre, adesso faccio un po' di vacanza. Dai, presentati domani che ti facciamo le visite mediche, eccetera. Il 1° di agosto sono entrato. Quindi mi hanno assunto per strada, come anni prima mia mamma l'aveva assunta per strada. Poi, quando mi hanno fatto quel famoso colloquio per entrare, sono venuti nei 2 giorni di colloquio, una quindicina di dottori con i loro assistenti, eccetera. Mi ricordo che poi al sabato ho fatto le visite mediche e un dottore che poi mi ha preso mi ha detto: speriamo che passi le visite mediche. Io ridacchiavo dentro di me perché il medico della fabbrica era il mio medico di famiglia, mi conoscevo da quando ero nato. Quindi il dottor Malrini, mi ricordo che come mi ha visto, mi ha detto: ah, ti hanno assunto, e ha firmato, mi hanno controllato la vista, e la vista, il daltonismo era la base, perché dovevamo vedere bene i colori per il resto. Quindi ho avuto una corsia preferenziale tremenda perché mi hanno assunto, ripeto, il 1° di agosto e l'8 di agosto siamo andati in ferie. Ero militare, sono andato a fare il corso sottufficiale di Spoleto, nel 62-63 ho fatto il militare. Nell'inverno, come adesso, nel dicembre del 62, mi chiama, mi ricordo, in fureria il maresciallo, dice: Occhetto in fureria, vado là, è arrivato un vaglia. Un vaglia, io mai ricevuto un vaglia in vita mia, mio papà faceva operaio, eccetera. Arriva sto vaglia, 10.000 lire. Beh, 10.000 lire era già una bella cifra. Giro il vaglia, c'era scritto di pugno dell'ingegner Schiatti: buon Natale, la tua fabbrica non ti dimentica. Ragazzi, non ha detto la fabbrica, la tua fabbrica non ti dimentica. Ce l'ho ancora questo vaglio da qualche parte. È stata una cosa bellissima, ma non è che l'ha mandato solo a me, a tutti quelli che erano a militare in quel momento. Significava che a Ferragna era di più di una fabbrica, perché tutti sapevamo che dipendevamo da questo il progresso che stavano facendo. Per noi giovani che eravamo entrati in Ferragna era qualcosa di più di un lavoro, era qualcosa che sentivamo. E ve lo dico anche in un altro termine: quando nel 63-64, per arrivare al 68, ci sono stati i forti scioperi, quando si leggeva sul giornale che alla Fiat bruciavano le auto, alla Pirelli bruciavano nei magazzini i pneumatici, a Ferragna non c'è mai stato, mai, mai, mai un atto di sabotaggio. E lì si lavorava al buio, quindi era facilissimo fare un sabotaggio. Dico una stupidata: basta fare la pipì al buio dentro l'emulsione che si rovina tutto. Non è mai successo, perché la gente che lavorava a Ferragna, dai più giovani come me ai più anziani, che allora avevano
55-60 anni, era come la famiglia. Quando eravamo ragazzini, noi a Ferrania avevamo diversi diciamo, benefits, come si dice adesso. La cosa più bella che mi ricordo è quando in questo periodo, sotto Natale, arrivava il pacco di Natale. Arrivava il pacco di Natale, ogni dipendente riceveva il pacco di Natale. Lo aprivamo chiaramente con molta gioia, sia io che mia mamma, arrivavamo, perché io sono figlio unico. Arrivava mio papà e dentro questo pacco di Natale c'era tutto il pranzo di Natale, a cominciare dagli antipasti, il salame Negroni, che quei tempi qui in zona non c'era, bisognava andare a Milano, fino al panettone, la bottiglia di sfumante, eccetera, eccetera. Poi c'era anche un regalo, che poteva essere un plaid, appunto una coperta di lana, un plaid oppure qualche altra cosa, e tutti gli anni arrivava. Poi al giorno della Befana, andavamo tutti al dopolavoro di Ferrania, tutti i figli dipendenti, e lì, secondo l'età, c'era un regalo. Mi ricordo che un anno ci hanno regalato il monopattino e a Ferrania tutti col monopattino, chiaramente quelli di una fascia d'età. È molto interessante perché la Villa Schiatti, che esiste ancora adesso a Ferrania, è su un cucuzzolino e c'è una strada asfaltata. Già allora dico asfaltata, perché le strade normali non erano ancora asfaltate. Allora noi col monopattino avevamo chiesto l'autorizzazione, andavamo su a Villa Schiatti e scendevamo giù col monopattino, eccetera, eccetera. Il giorno di San Luigi, il 21 giugno, al pomeriggio era festa. Festa chiaramente pagata perché era Schiatti e allora si faceva un grosso pranzo proprio al dopolavoro, tutti i dipendenti, anche quelli che facevano i turni dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10 facevano la cena eccetera, quindi quel giorno era il giorno di Schiatti. Quando c'era la festa delle donne l'8 di marzo, a parte il classico mimosa, rametto di mimosa, tutte le donne al pomeriggio andavano a fare un pranzo, solo le donne, con Schiatti e tutta la dirigenza, e quindi c'erano queste cose che per il tempo erano delle novità, perché qui attorno, per dire Cengio con l'Acna, la Montecattini di Cairo, anche a Vado, eccetera, eccetera, queste cose non esistevano, esistevano solo a Ferrania. E ripeto, era una cultura che probabilmente Schiatti, come manager, come industriale del tempo, aveva acquisito, e secondo me solo Olivetti, per quello che so io, nel nord-ovest italiano, aveva fatto. Ecco, io direi che la Ferrania di allora e la Olivetti erano molto molto simili, perché la cultura era la stessa. Dare anche le case della Ferrania, affittare le case ai dipendenti, che poi chi ha voluto alla fine se l'ha acquistata. Dare la possibilità ai figli di andare alle colonie. Io sono andato una volta solo perché, essendo figlio unico, appena piangevo un po' mia mamma mi veniva a prendere. Però le colonie marine, le colonie montane, le persone che avevano bisogno, mio papà qualche volta era andato ad Abano a fare a Salso Maggiore, a fare le cure termali, quindi c'era tutto questo attorno. Quando sono arrivati gli americani, queste cose le hanno piano piano tolte, ma non perché non gli interessavano, e hanno dato altre cose, perché non era nella loro filosofia. E siccome loro erano, e sono ancora adesso, una grossa multinazionale, non avevano la possibilità di uniformare. E allora non volevano che Ferrania fosse diversa dalla Grecia piuttosto che dalla Germania, eccetera. Allora hanno tolto il pacco, hanno tolto questo e ci hanno dato dei soldi, chiaramente. Però, signori, i soldi vanno via, i fatti invece, i ricordi, le cose concrete rimangono. Il dopolavoro era proprio il punto cardine, perché c'era la sala cinematografica, c'era il teatro,
che chiaramente non era da tutti avere un palco con le quinte, il teatro, l'altezza adatta per far scendere le scene, eccetera, eccetera. E poi diventava anche sala da ballo, perché lì l'abbiamo sfruttato fino ai 20 anni, anche di più, perché, non so, Buscaglione, Carosone, Colin Nix, Van Wood, eccetera, eccetera, i migliori del tempo sono venuti tutti a Ferragna a suonare, eccetera, eccetera. Quindi noi da bambini andavamo al cinema a vedere ancora i film in bianco e nero, poi da ragazzini abbiamo cominciato ad apprezzare il teatro, perché si faceva teatro, poi siamo andati a ballare, abbiamo ballato e conosciuto le prime ragazze lì, e poi da adulti io personalmente, che ero il presidente del Cineforum di Ferragna, organizzavamo per tutta la stagione invernale 2 volte alla settimana Cineforum. Sapete meglio di me, quei tempi là, non essendoci questi media che ci sono adesso, arrivava gente anche da Savona, arrivava gente da Ceva a Ferragna a vedere il Cineforum, invitavamo esperti del cinema, dal lato artistico, eccetera, eccetera. Quindi il dopolavoro, poi attorno al dopolavoro c'erano i campi da bocce. I campi da bocce a Ferragna, la bocciofila Ferragna era una delle migliori bocciofile non solo dalla Liguria, ma di tutta l'Italia. Le bocce allora erano tutto nord Italia, Piemonte, Liguria e Veneto, adesso un po' di più. E quindi facevamo i campionati. E parlando dell'ingegner Schiatti, l'ingegner Schiatti, quando è morto il figlio in un incidente stradale, aveva, per dare così il ricordo del figlio, aveva organizzato, cioè aveva detto a noi di organizzare un trofeo che si chiamava Trofeo Schiatti internazionale di bocce, e poi lui personalmente veniva a premiare, eccetera, eccetera. Tutto questo ambiente che abbiamo parlato dall'inizio fino ad arrivare ai Mission in cui ci siamo usciti, voglio dire questo: io viaggiavo molto e anche, io sono figlio unico, anche i miei genitori li vedevo poco. Mio papà e mia mamma, nella casa di famiglia che abbiamo ancora adesso, nel Roero, vicino ad Alba, vivevano lì, e io 3-4 volte all'anno, a parte le feste comandate, andavo, qualche volta anche solo 2 volte all'anno, purtroppo. Quando io arrivavo, dopo 4-5 mesi che non vedevo mio papà, lo sa mio papà cosa mi diceva? Bruno, come va la fabbrica? Non mi chiedeva come stavo io, mi chiedeva come va la fabbrica. Io gli raccontavo 10 minuti di come va la fabbrica e alla fine mi diceva, e tu come stai? Questo dice già tutto. Il mio consuocero, il dottor Aondio, è stato direttore dello stabilimento a suo tempo. Lui lo vedevo ancora meno di mio papà, lui era già in pensione. Quando lo vedevo quasi sempre d'inverno a sciare sulla sestriere, lui mi diceva, mi chiama Lupo lui, adesso è morto a 90 anni comunque, mi chiamava Lupo, mi diceva, Lupo, come va la fabbrica? Anche lui, allora mio papà, operaio, qualifica speciale, lui direttore stabilimento, quando mi vedevano dopo 3-4 mesi che non mi vedevano, non mi chiedevano come stai, mi chiedevano come va la fabbrica. Basta, non c'è altro da dire. Come va la fabbrica? Cioè la fabbrica era la fabbrica. Era come forse come sta la nonna. Come vanno i risparmi. No, e come va la fabbrica. Ma prima di chiedermi a me come stavo, mi chiedevano come va la fabbrica. Quindi, con questa identificazione, vedendo cosa è successo adesso, quando con altri amici, l'architetto Ciarlo, eccetera, siamo entrati in fabbrica per cercare di salvare alcune cose per il museo che speriamo esca il prossimo anno a Cairo, che si faccia, ci abbiamo già tutto, e vedevamo che arrivavano le ruspe, che eliminavano i manuali, eliminavano i libri, eliminavano tutto perché avevano buttato giù l'edificio. Io ho detto, ragazzi, non ci vengo più, perché è come vedere assassinato un fratello o una sorella che non ho. E poi, adesso meno male, hanno rifatto un po', ma c'è stato un momento che c'erano solo le macerie. E poi
tutte le cose belle, cioè il dopolavoro. Adesso è diventato un rudere, è diventato che sta andando giù da solo. Almeno l'avessero un po' messo. Cioè, passare lì davanti, io ci passo meno possibile. Quando posso, invece, oggi ho dovuto passarci davanti perché ho preso l'autostrada, ma se devo andare in Valbormeda, ci passo da dietro, da Bragno, quindi non passo davanti alla Falvi. Perché mi dà un dispiacere. Cioè, mi dà un dispiacere come vedere una persona a cui vuoi bene, che sta invecchiando, che è andato in decadenza, che prima era una persona che adesso purtroppo è sulla sedia dell'hotel, che è demente, che non ti conosce più, qualcosa del genere. Capisco che chiaramente con le nuove tecnologie, con le nuove applicazioni, eccetera, la pellicola doveva finire. Siamo finiti noi, è finita ACFA, Kodak si tiene ancora un po' su perché fa i prodotti professionali, ma poco. I giapponesi, una ha chiuso e l'altra si tiene ancora un po' su, ma è abbastanza normale perché hanno differenziato in altre cose. Però fa dispiacere, insomma, basta dire questo, fa dispiacere. Cioè, passando dall'esperienza di mio papà e di mio consuocero, che a livelli completamente diversi avevano nel cuore e nel cervello la fabbrica prima di tutto, adesso vederla così chiaramente non fa piacere. Però capisco anche che, anzi mi auguro che qualcosa facciano, non sempre nella fotografia, ma qualcosa facciano. Per esempio la parte dei prodotti chimici, mio genero ci lavora ancora e qualcosa fanno ancora, insomma. Ogni tanto le lasciano a casa un mese, ogni tanto le mettono in cassa integrazione, però qualcosa fanno.